Non ti mollerà mai quel personaggio, Mimmo. Benvenuti a tutti alla nuova puntata di Cabaret con Stile, Irina Tirdea, per voi qui nel salotto di Iris TV nei studi di Milano. Non potevano mancare per questa puntata molto richiesta, devo dire, dai nostri telespettatori. Mimo Groove, ciao Mimo! Ciao Belli! E Flavio Tini! Ciao ragazzi, come butta? Ciao Irina! Chi è che l'ha buttato, fratello? Ti scrivo, fratello. Anch'io di Hai visto, fratello, che sorprese ti ho fatto? Mi sono messo gli occhiali idoni, ma sinceramente non vedo niente, quindi la scenografia l'avrei fatto adesso, se volete, ti vedo anche. Questo è più naturale. Guarda, fratello, pure io ne ho due bellissimi, guarda, c'ho questi. E poi... siccome mi piacciono gli occhiali, ne ho preso un altro tipo, no? E... Fantastico! Ma scusa, qual è la differenza? Che non ho capito. Nessuno, fratello. Ottimo, ottimo. Oggi vi abbiamo invitato Mimo Groove e Flavio Zini. Mimo sei a Lecce, giusto? Esattamente. E Flavio a Ravenna, ho capito Ravenna. Bene? Sì, a Ravenna. Anche se siamo molto lontani, noi siamo nei studi di Milano, ecco che è possibile, come vi avevamo promesso, anche online si possono sostenere gli artisti e l'arte, quindi siamo oggi per questo. Lo vogliamo dire, ragazzi, dobbiamo sostenere quest'arte e gli artisti con un click, solo stando a casa e guardarci, finché magari questa situazione... penibile e pericolosa si sistemerà. Almeno guardateci, ecco, dateci una mano così. Almeno questo. Ci volete raccontare un attimo com'è andato questo periodo della pandemia per la seconda volta nel lockdown in Italia? Qui noi al nord molto più grave di voi, però... Se volete andiamo Irina... Oggi si decidono anche per le altre regioni, a quanto ho capito. Com'è stato per voi questo percorso? Chi vuole partire? Guarda, io partiamo in considerazione dei colori che hanno adesso le nostre regioni. Io sono giallo, lui è arancione e tu sei rossa, quindi andiamo in scala. Allora, qui da me sostanzialmente, a parte ovviamente le limitazioni per... i ristoranti, i bar che comunque incidono perché il nostro lavoro è fatto anche grazie alla ristorazione, siamo fermi, siamo sostanzialmente fermi, però c'è una vita sociale che rispetto ad altre zone riconosco essere ancora accettabile. Da Mimmo è meglio che ne parli lui, la situazione in Puglia. Ma guardi, in Puglia non è tanto... Io non so da... che metodo usano per assegnare dei colori. Secondo me in base alla temperatura esterna e al clima, perché oppure fanno a coda di gatto, per usare un altro termine, no? Però perché se da me nacque la moda, siccome tutto fa tendenza a Milano, per forza dovevamo essere in rosso, non ho capito. Guarda, secondo me come si alzano la mattina, perché è dalla temperatura, ho detto, ecco, perché secondo me non sono proprio azzeccate le sti metodi con i colori. Qui al sud, in special modo a Lecce, non abbiamo tantissimi casi, però perché non si fanno probabilmente tanti tamponi. Ahimè, sento tantissime persone che sono risultate positive e magari devo dire anche purtroppo nell'ignoranza di dirlo o di fare tamponi più appropriati, più specifici, perché magari usano quello là che viene acquistato in farmacia, no?
e allora poi fanno l'autoquarantena, molti non denunciano, però ce ne sono tantissimi casi anche qui a Lecce. Specialmente un paese, alcuni paesini vicini, ho saputo proprio ieri, avanti ieri, da fonti attendibili, appunto, che ci sono moltissimi casi nelle scuole che hanno dovuto chiudere, le scuole primarie e secondarie, proprio per questo motivo. E c'erano molti bambini e maestre infette dal coronavirus. Mimmo è diventato un po' un virologo, eh? Sì, da quando è molto ben informato. Sì, da quando specializzazioni lui, è passato dalla ginecologia alla virologia in un attimo, è proprio velocissimo. Sì. La ginecologia è dovuta allo studio della ginecologia, l'ho intrapreso nel momento in cui mi hanno definito la mia testa, che è una forma un po'... Allora, Mimmo, siccome, guarda, ti do un esempio plausibile, che sarei io, sto cercando disperatamente qui al nord, in Lombardia, che qualcuno mi attenda per un problema ginecologico. Ah. Mi dicono, signora, c'è coronavirus, se no non crepa, allora non la riceviamo. E lo dico veramente non scherzando, è una realtà. Quindi Mimmo, se risolvi il problema su un'altra regione, è uscito Lombarde ti ringrazieranno. Guarda che Mimmo ne risolve uno, ma ne crea due di problemi. Quindi. Sì, infatti, guarda, come hai usato il termine, appunto, Mimmo è crollato, è spuntato il sole qua, vedi, già sono più illuminato. Vede? Sì, si vede. Guarda, adesso mi illumino anch'io. Quindi visto, tu ecco. Che al Puglia c'era una famosa canzone, no? Che io l'adoro, tra l'altro, con tutti al Puglia. Vieni a ballare in Puglia. La cantavamo d'estate, no? Ma poi, non so, cioè, a parte quello che ha detto Flavio, che ovviamente stavamo scherzando, perché di ginecologia mi occupo solamente da quando ho iniziato a conoscere la donna, ecco, allora sai, ho iniziato a studiare la ginecologia perché non sapevo magari come era fatta. Facciamo che la sua compagna non ha sentito questa cosa. No, ma sai, ti racconto un aneddoto, no? Io sono andato a fare la donazione del sangue. Allora ci sta il Deplan completo da riempire, ci metti 10 minuti per donare il sangue e 3/4 d'ora per compilare tutto il modulo per la donazione. Al che là sopra c'era una domanda specifica: hai avuto rapporti occasionali? E io ho scritto sì. E dopo 1/4 d'ora mi esce fuori l'infermiere e mi fa: sa, signor Mimmo, lei non può donare il sangue. Ho detto: perché? Guardi, glielo dirà il medico appena entra dentro. Ok, mi riceve il medico, entro dentro. Questo è fatto vero, perché a me è fondamentalmente prude, no? Cioè, non, di scherzi ne faccio sempre. Entro e il medico mi fa: riceverai un tapiro d'oro. Io questa impressione dopo questa puntata. Quindi fai cura di quello che dici, che i colleghi qui a Mediaset ti cercano. Oh, va benissimo, sono disposto a tutto. Entro dal medico e mi fa: sa, signor Mimmo, lei non può donare il sangue perché ha dichiarato di aver avuto rapporti occasionali durante l'anno in corso. Ha detto: io sì, è vero. Mi fa: ma non per essere indiscreto, però per sapere, ma lei ha avuto rapporti occasionali con donne, diciamo, in strada? Ho detto: no, con mia moglie a gennaio e a dicembre, 2 volte. È occasionale, cioè, più occasionale di quello. L'occasione delle feste. Ma suppongo che questo episodio è successo tanti anni fa, perché adesso con il lockdown non penso che è successo nel primo e nel secondo, eh? No, è una casa grande, lui è una casa molto grande. Ah, si rincuorano, sì. Capito? Devono prendere appuntamento.
In realtà facevamo il lockdown, ecco perché si va d'accordo, proprio perché lei vive magari in un'altra stanza e io poi la sera per incontrarsi si scambiava stanza e allora nel tragitto c'è il corridoio e quindi ci si vedeva, ma giusto 2 minuti perché poi uno andava dalla parte e l'altro dall'altra, quindi era breve il tragitto. Mentre il virologo sono diventato da quando è scoppiata la pandemia, dopo una dissenteria atroce, allora sono diventato virologo. Ho capito. Invece te, Flavio, come hai passato questo periodo di pandemia? Io devo dire bene, ho organizzato fortunatamente delle cose a cui non pensavo neanche di arrivare. Facciamo delle trasmissioni, una anche con Mimmo, in diretta Facebook tutti i lunedì sera. Si chiama Talk Sciocco, è un talk show, diciamo, un semiserio, perché si parla anche di tematiche importanti. Sarebbe un pleonasmo per voi di parlare della serietà, però se voi mi assicurate che gli argomenti siete seri, noi lo facciamo. Guarda, facciamo... A che ora è questo, come l'hai chiamato? Talk Sciocco si chiama. Guarda, ti faccio vedere. Guarda, pensa te come siamo attrezzati, vedi? Madonna, ma sembrano le come si chiamano, le tazze che ti ritrovi a Padre Pio quando... Ma come Padre Pio? David Letterman, pensavo che dicessi, Padre Pio. No, ma stavamo parlando di cose serie, per questo, non per altro. Allora, il Talk Sciocco fa parlare gli imprenditori, piccoli imprenditori, artigiani, piccole partite IVA, che di solito non considera nessuno. Li facciamo parlare, li facciamo dire quali sono le loro difficoltà e come si sono riorganizzati in questo periodo. Non vogliamo che sia ovviamente un pianto infinito di gente che non ce la fa, ma cerchiamo di invitare persone che hanno anche delle idee per uscirne. Però ovviamente poi mettiamo tutto un po' a ridere. Questo. Dobbiamo prendere la cosa positiva di questa situazione, evidentemente. Noi pensiamo che la medicina del sorriso sia un'ottima medicina in questo periodo e possa aiutare. Mi piace questo, mi piace. Con l'attitudine giusta, siccome il motto di Irina Tirdè è sempre stato, tutti lo sanno, devi sorridere perché anche domani è un altro giorno e non l'ho detto io, sono dette tanti secoli fa questo motto. Diciamo che mi ha sempre seguito anche quando sono state delle cose molto più gravi di un semplice coronavirus, mi hanno sempre guidato, quindi eccomi qui, sono sempre qui dopo tanti anni e ve lo auguro anche a voi ragazzi, perché grazie, veramente un buon lavoro. Ma io volevo capire, così ci capiscono anche i nostri telespettatori e noi lo scriviamo anche in redazione. Quindi la trasmissione si guarda lunedì, dove e a quale ora? Dillo tu. Vabbè, allora la trasmissione... Una domanda più facile, fratello, perché non mi ricordo. Aspetta che te lo scrivo su WhatsApp, così lo leggi. Vi serve una segretaria? Vogliamo fare questo annuncio? Un assistente per Mimo e Flavio? Vi piace? No, cerchiamo una valetta? Sì, lui sta a Lecce, io sto a Ravenna. Se la troviamo intorno a Campobasso è a metà strada più o meno. Ma guarda, senz'altro possiamo fare qualcosa, quindi se però... è seria e diamo del lavoro, vi cerco una valetta. Va bene, L'importante però è che mi ricordate che ce l'ho. Ah, ok. Sì. ok, dai. Allora, facciamo questa per te, Mimo. Ok, allora, scherzi a parte, il Talk Sciocco va in onda tutti i lunedì alle ore 21 sulle nostre pagine Facebook. La mia è Mimmo Groove Cabaret. Per le persone intelligenti che hanno studiato le scuole alte, hanno fatto le scuole alte, Groove si scrive Grove, perché sempre mi capita, no?
e quindi Mimmo Groove, sì, e vedevo che scrivevano giustamente Groove, la U, quindi Mimmo Groove con due O. Anche la mia regia l'ha scritto nei posti dei vari posti, oggi uguale, e quando l'ho visto, no! Ecco, vedi. Allora, quindi Mimmo Groove Cabaret, e poi ci sta la pagina di Flavio Zinni, quel signore qua sotto. Si scrive esattamente come si legge, per cui non è... Flavio Zinni con due N. Esatto. E poi ci sta la pagina di RM Production Artisti. Lì sbaglio anche io scrivo tante volte production e poi il mio direttore mi corregge. Mimmo si scrive production, no production. Ah, ok, va bene. Beh, ma siamo quindi... in Italia, diciamo che le lingue straniere sono un optional. Quindi... No, ma io sono cintura nera. Vabbè, la sto studiando l'inglese, ho conosciuto una diva straniera, Addirittura, ti stio. Di dove? Straniera, francese. Ah, ecco. Abbiamo capito. Sì. Parlava l'inglese benissimo, infatti a un certo punto sono andato lì, l'ho puntata, sguardo sensuale. Presa, fratello. Dove l'hai portata? Oh, fratello, l'ho portata su un posto che spacca di brutto, super romantico, bestia, da Footlooker. Da Footlooker l'hai portata? Sì, da Footlooker, fratello. Bellissimo sto posto. Sai quei posti che appena entri c'è la musica house che spacca di brutto? Quella musica appena entri che spacca di quello. Va bene. Avete visto un pezzo di Mimmo Groove? Abbiamo visto un pezzo di Mimmo Groove. Per chi magari, non lo so, è della nuova generazione, veramente non conosce come nacque Mimmo Groove. Mimmo. Come nacque? Il famoso Cabaret Zelling, almeno l'avete letto, se non l'avete visto, vi ripeto, per le nuove generazioni che abbiamo scoperto che c'è di tutto e di più oggi, come oggi in rete, Mimmo nacque proprio nella famosa produzione di Zelling Cabaret, accanto ai grandi. È stato veramente un successo. Ci puoi raccontare un attimo, Mimmo, di come è stata la tua esperienza lì? Allora, precisiamo una cosa. Io sono... là, e tutti si confondono. Allora, io facevo cabaret... e con il comico nei vari villaggi per passione. Poi nel 2009 è iniziato il grande Zelig che tutti conosciamo e lì c'era il bravissimo Giovanni Vernia come comico e faceva il personaggio di Johnny Groove. Da lì tutti mi attribuivano questa enorme somiglianza proprio con il comico Giovanni Vernia e mi chiedevano più volte di fare appunto quel personaggio di Johnny Groove. Fino a che un anno fa finalmente mi hanno convinto di farlo e dal nulla abbiamo creato così molto velocemente un paio di pantaloni con un lenzuolo bianco colorato con le macchie nere, una maglietta giromanica con la scritta O, la classica che si vede... La classica terronata, diciamola. Sì. Proprio da House, collana, e lì ho iniziato a fare qualche sketch di Johnny Groove, di Giovanni Vernia. Poi mi hanno chiamato in varie occasioni, ho partecipato al club dei Sosia degli arti nazionali, e ho vinto come miglior Sosia del web, miglior comico del 2020 del web, sempre anche attraverso il club dei Sosia.
poi ho partecipato ad altri eventi, tra questi l'ultimo che poi è successo il lockdown a Sanremo 2020, Casa Sanremo 2020. Vedi, non ti è andato bene, non ti è andato sì, bene. Non ti è andato bene, è arrivato il lockdown. Esatto. Purtroppo no, non è andata bene perché avevamo con Flavio, appunto della RM Production, avevamo tantissime serate in tutte le piazze d'Italia, poi c'era fashion, moda fashion a Roma, e altre situazioni molto belle che ahimè sono sfumate, per il motivo che conosciamo benissimo. Eh sì. Poi ci siamo reinventati anche noi, come hanno fatto un pochettino gli artigiani, no? Nel fornire servizi nuovi, e con Flavio abbiamo detto ma perché non cerchiamo di aiutare anche noi gli artigiani, visto che ci sta questo problema, parlandone su un social, parlandone con creando un programma. Flavio ha avuto la bella idea di chiamarla Talk Shock, ispirandosi a me, ovviamente. È stato che fosse adeguato per me. Quindi questo, sì, questo nuovo progetto, che tra l'altro a quanto mi risulta è stato il capo di tutto, è stato Flavio, giusto, anche nella realizzazione, che si chiama On Off, giusto? Tu correggimi se sbaglio. No, esatto. Quindi parto da questo, chi è on e chi è off? E questo non lo saprai mai, perché rimarrà per sempre un mistero. È una di quelle cose che non si possono svelare. Dipende, quello che parla è on, quello che sta zitto è off, ma ci alterniamo in questa funzione, quindi è difficile, è impossibile saperlo. Però io direi... Dalla faccia qualcuno deve avere un neurone solo. Sì, e sì, quindi... ma siccome ne abbiamo uno in due, ce lo palleggiamo, quindi... Bello! Ma probabilmente sta... Vabbè, comunque, è messo male. Esatto. Un neurone solo. On e off, dico una cosa seria. On, off. Quando lo vediamo? Come lo vediamo? Qual è il suo futuro? Ragazzi, parlatemi un po' di questo progetto. Beh, quando lo vediamo, anche subito, ti possiamo fare un minutino, giusto per Ah, perfetto! Vedere. Quindi lo vogliamo, assolutamente. Sono contenta che devo capire che è una van premiera questa, giusto? Questa è veramente la prima uscita ufficiale. Io direi una cosa, però. Io direi, chiederei alla regia di escludermi un attimo dall'inquadratura. Sì. Regia, se ci aiuta a togliere per un attimo dall'inquadratura Mimmo. Secondo me non ce la fanno, Mimmo. Fai lo stesso. Così vedono piano piano la trasformazione. Aspetta, vi faccio una sorpresa io. Faccio in fretta. Mimo, nella regia ci dicono che puoi cortesemente toglierti te da solo il video. Guarda, sono talmente tecnologico che se lo tolgo io non c'entro più. Allora vediamo di venirti incontro. Allora. Sì, prova così. Ah, guarda. Ottimo, ecco. Penso che siamo riusciti. Quindi siamo pronti? Io sono già vestito, vedi? Ottimo, ti ascoltiamo. Vabbè, On Off, ti dico subito brevemente, è anche un po' un progetto, una sfida per cercare di far uscire Mimmo dal suo personaggio tipico del discotecaro. Quindi si può fare anche altro, è giusto che ci sia altro. Visto che le discoteche sono chiuse, saranno per un bel esatto. po'. Esatto, e quindi è giusto che lui abbia anche personaggi e proposte differenti. Poi, siccome siamo entrambi matti, mi ha tirato dentro, facciamo la coppia e va bene, ci proviamo, facciamo ottimo, volentieri. Non vedo l'ora di vedervi e di sentirvi, ragazzi. Il palcoscenico è vostro. Sì, sì, quello virtuale sì, purtroppo avremo bisogno di quelli fisici.
facciamo del nostro meglio, dobbiamo accogliere anche questa nuova formula di poterci esibire in qualche modo. Non dobbiamo lasciar morire l'arte e gli artisti. Esatto. Ti ascoltiamo, Flavio. Io ho bisogno di lui per iniziare il pezzo. Mimo, lo rimettiamo nella regia. Eccolo che torna. Microfono. Mimmo? Ecco. Non devi fare la voce da Mimmo Groove, eh? Oh. No. Mi raccomando. Allora, diciamo la situazione. Io sono il manager di questo fantastico attore che ha delle potenzialità enormi. E quindi è successa una cosa meravigliosa. Finalmente le cose possono cambiare, non saremo più due mezze calzette, ma i palcoscenici prestigiosissimi di tutto il mondo stanno per accoglierci. Ma vediamo che cosa succede nella realtà. Ecco. Mi suona il telefono, il mio portatile. Pronto? Pronto? Ciao, manager! Ciao, manager. Ciao, dove sei? Sono per strada. Ascolta, vedi che io sono già sull'appuntamento, ma tu dove sei? Ma che appuntamento, Mimmo? Quale appuntamento? Come che appuntamento? Non hai detto tu di essere qui sull'appuntamento? Io? Ma cosa dici di appuntamento? Sì, proprio tu me l'hai detto. Mi hai detto, Mimmo, vedi di essere qui... Con il delfino, una cosa del genere, non ho capito bene. Col delfino? Ma cosa dici? Ma ti ascolti? E come faccio ad ascoltarmi se sto qua al telefono con te? Mentre faccio, o faccio una cosa o faccio un'altra, scusami, E comunque non sono sicuro se era con il delfino o con il pinguino, perché si sentiva male. Comunque io nel frattempo, visto che non ho capito, mi sono portato il pinguino. Eri disturbato comunque, si sentiva male. Io sarei disturbato e tu? Io non mi finisco. E può darsi comunque che il delfino fosse dentino o qualcosa di simile comunque. Ah, aspetta Mimmo, aspetta, fermi tutti, ho capito, era l'appuntamento col destino, no col delfino o col pinguino o col trentino, appuntamento col destino, no? Col trentino. Meno male, se no dovevo andare fino a Bolzano. Vabbè, comunque io sono qua davanti al bar. Solito bar? Sì, al bar Cellona. Guarda, lasciamo stare. Allora, ascolta, arrivo, sto arrivando Mimmo, stai calmo, stai fermo, Sto arrivando perché ho delle grandissime notizie. Davvero? Stavolta svoltiamo. Vai, allora non ti aspetto qua, ti aspetto un po', vado più avanti sulla destra. No, non svoltiamo la strada, aspetta, stai fermo lì, non ti muovere, stai fermo. Non svoltiamo la strada. Cambiamo vita, Mimmo, cambiamo vita. Ho un contratto per te con una casa di produzione internazionale. Soldi veri, Mimmo, soldi veri! Dai, adesso arrivo, ti spiego tutto. Arrivo. Ciao. Oh, che bello! Allora, stavolta... Esco da Lecce, esco! No! Ma addirittura vado fuori Bari! Ma internazionale? Ma internazionale è dopo Bari, no? Mi sembra di sì. No, che bello! Oh, finalmente! Lo sapevo che il cinema non poteva fare a meno di me. Il resto bisogna vederci nelle piazze, perché va avanti la storia. Assolutamente, siete bravissimi, vi faccio questo applauso anche qui dalla regia, vi facciamo questo applauso, ragazzi, veramente bravi. Grazie, siete di bocca buona. Mettere la famosa pausa di 5 minuti. Quindi rimanete qui con noi, così bravo Mimmo, ti devi mettere un po' a posto così tutti. State qui con noi, in 5 minuti siamo con voi.
Stavo grattando la testa. Sta per tornare il Talk Sciocco. Ragazzi, ma quello è il mio gruppo! Dai, forza! Tutti fuori dall'acqua che l'estate è finita. Tranquilli, ci sarà nuovamente anch'io al Talk Sciocco. È in regia? Ci sono anch'io. Eccoci qui di nuovo in onda su Iris TV, Irina Tirdea per voi. E con noi oggi un altro piccolo invitato. Vi ricordate il nostro membro più piccolo della famiglia Iris, Iris Prince? Ragazzi, vi piace il mio bambino? È bellissimo. È un Rottweiler. Ho preso la pausa perché dovevo portare un attimo il cane fuori, se no non ci lasciava finire questa trasmissione. Certo, mettigli la mascherina, ovviamente. Perché... Assolutamente, c'è anche la mascherina. Aspetta che faccio una zoomata. Background? Non ci vedo io bene? Cosa? Sì. Cosa succede con il tuo background? È iniziato a piovere a Lecce? Sì. C'è brutto tempo. C'è brutto tempo, ecco. Ci dispiace. Qui fa così bel tempo in Lombardia, a prescindere dal fatto che è zona rossa, però almeno il bel tempo c'è. Probabilmente questa è quello, una formula gratuita, e allora mi sta abbandonando. Forse sta scadendo l'abbonamento. No, scherzo, non so cosa sta succedendo, però... Va bene, io comunque allora cambio io, faccio così. E vado nello spazio. Ragazzi, ma avete detto che il personaggio delle discoteche lo volevate far cancellare? No, piano piano. A questo punto vi devo invitare a fare un concerto online, no? Ecco qui, sta dormendo. Ciao Prince, ciao amore. Vi volevo di nuovo fare dei complimenti, ragazzi. Grazie. Perché il vostro sketch è fantastico, mi piace assai. Grazie. Veramente lo vogliamo vedere intero. Lo so che ha aspettato il pubblico live, aspettate gli spettacoli in piazza, però lo sappiamo che ce ne vuole ancora parecchio, dobbiamo essere realisti. Dobbiamo dire una cosa che è abbastanza eccezionale, che questo pezzo è nato nel lockdown, è nato a distanza, ripeto, tra me e Mimmo ci sono più di 700 km di distanza, e quindi ho creato il testo, l'abbiamo condiviso, lo stiamo provando attraverso la videoconferenza, quindi... Si riesce anche a provare dei pezzi di teatro a 700 km di distanza con queste tecnologie. Ma l'abbiamo visto anche per le distanze molto più lunghe, anche tra l'America e l'Italia, quindi tutto è possibile. Basta tutto è possibile. Entrare in questo mood che tutto è possibile, quindi con l'aiuto giustamente dei nostri fan, dei nostri telespettatori, con un semplice click noi possiamo sostenere l'arte e gli artisti. Non li fate mancare, perché anche se usciamo vivi fisicamente da questa situazione, dobbiamo uscire anche da un punto di vista psicologico, vero Mimo? Lo so che da te sì. È un caso perso, però almeno sorriso. No, è perché quando sono vestito così poi c'ho quel neurone. Allora adesso bisogna capire se lo prende lui, la domanda la devi fare a me. Abbandonato, è andato nei Caraibi, dove sei lì? No, questa è Ravenna, questa è la spiaggia di Ravenna. Sì. Nei suoi sogni probabilmente. Almeno visto che si può viaggiare col virtuale, andiamo lì. Esatto. Il mio non va. Sì, ma colorato e bello sei te, Mimo, quindi non ti serve il background, tranquillo. A me invece cambia gli occhiali. A me molto background. Cambia gli occhiali. Dai, raccontatemi cosa avete fatto di bello quest'estate, nei pochi mesi, poche settimane che avete avuto di libertà a disposizione. Quali sono stati i progetti giusti? Perché ti sei messo in quella posizione? Non è andata bene. No. Mi ricordi un altro personaggio così, sinceramente.
mi stanno girando la tua domanda. No, io mi ricordo che il tuo primo fan è stato la tua nonna, vero? Qualcuno me l'ha... Sì, è vero, è vero, è vero. Tra l'altro, guarda, sto meglio così, guarda, sto più bello. No, tra l'altro, perché mi stavano girando alla domanda, mi stavano girando esattamente come il berretto, no? È andata che è andata, nel più bello che stavamo ricominciando a fare qualche serata, un attimo che bruciano un attimo gli occhi così. Con questi occhiali devo pulirli perché sennò non ci vedo bene. Ah, ecco, adesso ci vedo più. Metti il dito. Allora, ce n'ho due di dita. È andata che stavamo ricominciando a fare qualche serata di spettacolo in qualche villaggio. E anche se, come dicevo prima, ne hanno disdette tantissime, però stavamo pian piano ricominciando a lavorare. Poi ho avuto la fortuna e il piacere di rivedere anche Flavio, che è venuto a trovarmi qui nel Salento, e abbiamo potuto fare qualcosa insieme. Infatti abbiamo girato proprio alcuni video per la ripresa del Talk Sciocco nel Salento, in alcune piscine, abbiamo improvvisato, insomma, realizzato qualcosa del mare del Salento. Voi siete andate nelle piscine? Eh sì, perché dovevamo girare proprio una parte di video della ripresa del Talk Sciocco, no? E quindi avevamo bisogno, non potevamo farla in mare aperto perché non era fattibile, insomma, non era molto semplice con... No, ma è stato bellissimo perché abbiamo coinvolto tutta la gente ignara che era lì tranquilla a prendere il sole. Si dicono le parolacce. Ignara. Ignara. Adesso ci guardo, aspetta che guardo. Allora, Mimo, con questa occasione ti invito nella nostra Accademia Iris dello Stile, perché facciamo questi corsi di queste parolacce, così ti fai l'upgrade. No, ma lui è un docente. Sì, docente. Una lezione di stile, che dici? E io sono stilistico. Sei stilistico, sì. Sono contenta. Sono stilistico. Ho imparato con i pezzi di tendenza, che tra l'altro si possono utilizzare questi dettagli, il papillon rosso, le bretelle, no, per Capodanno, se lo vogliamo, piuttosto per Natale. Voi fate qualcosa di bello, l'avete già pensato anche online, visto che non ce l'abbiamo delle garanzie che fisicamente ci mettiamo? Io faccio una cosa di bello a Natale, online. Cosa fai? Però ricordati che sei in televisione, cosa fai di bello Natale? Esatto. È una di quelle cose occasionali? No, faccio l'albero. Con due palle così, però. Va bene, e il puntale lo metto io. Ecco. Quindi Flavio, visto che sei il serio del gruppo, quindi sì, on questa volta, raccontaci te, fate qualcosa di bello per queste feste natalizie. Allora, come lavorativamente, diciamo, siamo in stand-by, perché vediamo cosa succederà dopo il 15 dicembre con i nuovi decreti, se si sblocca, se ci lasciano lavorare la notte di Capodanno, quantomeno, che è sempre stata un momento di lavoro importante, anche dal punto di vista economico. Perdere Capodanno è una grossa perdita. Quindi vediamo, Capodanno mi auguro veramente di poter riuscire a lavorare. Diversamente non abbiamo ancora pensato a un'alternativa per i fan, però potremmo anche farla. Ma Mimmo, qui siamo qua. Stanno scrivendo in tantissimi, quindi vi vogliono vedere per queste feste. Ecco qui un nuovo background di sole. Dove sei? Sanremo, dove sei lì? Aspetta che chiedo l'aiuto da casa. Pronto? Dove siamo? Sei a Varazze. Di che sei a Varazze. Non si dicono i parolacci.
non è una parolaccia, Mimo. Varazze è in provincia di Savona. A Savona? Oh. Non ho fatto da arrivare così. A Varazze! Ah, sì, sì, sì! Intanto ha detto che siamo con due piazze. Intanto siete nel salone di Iris TV, qui nei studi di Milano. Aspetta che mi siedo comodo. Ottimo, bravo Mimo, così si fa. Ragazzi, veramente vi ringrazio per questo appuntamento pieno di divertimento, un sorriso. Tanti grazie. Progetti in presente sono stati presentati almeno un po' per il futuro. Noi vi avevamo lanciato questo, noi, il pubblico di Iris TV, fate qualcosa per Natale, Capodanno, noi siamo qui se avete bisogno. La nostra rete è con voi. Assolutamente ci potete scrivere qualsiasi domanda, anche adesso, se ce l'avete per i nostri cari Flavio e Mimo, che loro vi rispondono. Mimo magari un po' più tardi. No, io chiedo l'aiuto a casa. Non siamo da Jerry Scotti, non siamo da Jerry Scotti. Ho sbagliato la trasmissione, allora. Ma non vado. Era convinto di cadere nella botola adesso, lui era convinto. Allora non cado. No. Tranquillo. Avevo paura, casomai cadevo io. Manager. Dimmi. Non cadiamo. No. Però ci chiedono adesso di trovare il nesso tra parole. Il nesso, questa parola è difficile. Adesso non ci posso andare. No, il nesso tra varie parole. Siamo all'eredità. Hai sbagliato. Non siamo ad Jerry Scott. Hai avuto un'eredità, ma mi spiace. Che è morto? Oh, cazzo. Mimmo, sveglia. Sì. Ti devo portare a Hollywood, io. Ho bisogno che sei sveglio. Non posso domani, fratello. Ciao. Scusate, c'era il mio manager in linea. Fantastici ragazzi, un ultimo messaggio per i vostri fan, i vostri followers, cosa li mandate sì. di bello e positivo? Allora, di bello è che se non vi stancate di vedere me, potete trovare sempre, mi potete scrivere sui social. No, i social, ho imparato pure questa cosa bellissima, i social, no? E io non sapevo neanche cosa fosse. Poi mi hanno detto, ma sai che c'è una cosa che ti mandi messaggi? E Instagram, ecco come si chiama, Instagram. E allora mi hanno messo un nome che si chiama Mimmo, poi c'è il trattino basso e poi ci scrivono Grove. Quindi quelli che vogliono venire a vedere... Mimmo Grove. Ah, è scritto qua, guarda, è scritto qua Mimmo Grove. Mi possono seguire sui social e ma mi possono andare... visto che ce l'hai tantissimi followers, Mimmo, cioè sei molto amato dal pubblico dei social. No, hai comprato questi follower e sei diventato un influencer. La verità. No. In realtà quelli sono tutti amici a cui devo dare ancora 50 euro a testa e allora mi seguono. Poi mi insegni, magari facciamo una lezione di come diventare un influencer, Mimo. Così con un sorriso, che dici? Col Covid lo prendi subito l'influencer. Col Covid. Ottimo, allora rimani lì a Lecce. Anche tu, Fabio, saluti lì a Ravenna e quando volete qui nei studi di Iris. Grazie. Con Irina Tirdea siete sempre i nostri benvenuti. Alla ciao prossima. Ragazzi. Ciao. Grazie Irina. Ciao Mimmo. Ciao.